Per far fronte a questo continuo flusso di migranti, il ministro dell'Interno Piantedosi ha convocato per oggi il Comitato Nazionale per la Sicurezza. Ministro che questa mattina ha presenziato anche all'inaugurazione dell'anno accademico della Polizia, Alfredo Macchi. Sì, la prima uscita ufficiale del nuovo ministro dell'Interno Piantedosi qui alla Scuola Superiore di Polizia. Il ministro ha tracciato un quadro delle emergenze sul fronte sicurezza del nostro paese. Poi, insieme al capo della Polizia, è andato al Viminale dove è in corso il Comitato Nazionale per la Sicurezza sui Migranti e l'Ordine Pubblico con i vertici delle forze armate, della Capitaneria di Porto e dell'Intelligence. Vediamo il servizio. Prima uscita ufficiale del neo ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La visita alla scuola di polizia, ma soprattutto il comitato per l'ordine e la sicurezza convocato al Viminale. Al centro dell'analisi i flussi migratori e il pericolo delle piazze violente. Il ministro ha fatto capire da subito la politica sul tema immigrazione, mandando una diffida alle navi Ocean Viking e Humanity One delle ONG norvegese e tedesca che al momento ospitano 382 persone soccorse nel Mediterraneo. Per il futuro, sarà quella di puntare a che non ci siano navi, che trasportano migranti, nel Mediterraneo, concedendo a questi paesi delle quote di flussi di ingresso regolari. Il quadro non è dei più rosei. È evidente un'impennata degli arrivi, 78.000 quest'anno contro i 52.000 del 2021. Solo nell'ultima settimana sono stati 3.000. Mosse con cui Piantedosi ha messo subito le cose in chiaro. Pur garantendo i soccorsi in mare, non saranno tollerate condotte come quelle delle ONG, che incentivano le partenze dalle coste nordafricane. In sostanza, le operazioni umanitarie vanno sempre coordinate con le autorità competenti nel tratto di mare oggetto dei soccorsi. Convinzioni che Piantedosi porterà al tavolo dei ministri con un piano dettagliato degli interventi in materia di gestione dell'immigrazione, senza dimenticare la questione dell'ordine e della sicurezza interni, in particolare alle manifestazioni in piazza in un autunno che si preannuncia carico di tensioni. Dobbiamo stare molto attenti se cresce la paura e si espande il bisogno di sicurezza, perché lo dobbiamo affrontare sicuramente, ma dobbiamo stare prestare attenzione anche alla strumentalizzazione di questa paura.